Ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla remote district. Nello scorso episodio abbiamo portato a casa la nana gialla in un dungeon che io supponevo abbastanza difficile ed effettivamente lo era. Però ho anche dimenticato alcune chest che vi ho detto che nello scorso episodio vi ho detto che le avrei prese in questo episodio, quindi vi lascio le clip di quelle chest in quel dungeon giallo e ci rivediamo alla seconda intersezione. Allora, non è male, dai, non è male. Stivali con protection, molto buoni, molto molto buoni. Madonna. Prendi sto piccone, che cazzo. Oh. Sezione 1. Ascia con efficienza 2, molto molto buona. Blast Protection Thorns, va bene. E Sharpness Fire Aspect. Direi che Sharpness Fire Aspect, Sharpness 1, ok. Va bene, va bene. Sì! Spawner di ghast distrutto, vaffanculo. Porco Giuda, non me l'aspettavo mai. Cosa c'era in questa cesta? C'erano questi stivali qui. Ce ne sono due, faccelo cazzo. Rush, 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 rush. Cosa c'è? Cosa c'è? Fammi vedere, fammi vedere. Agility potion, non mi interessa, ragazzi. Non la prendo, non la prendo, non la prendo, mi butto. Ok ragazzi, siamo alla seconda intersezione e avete visto un po' di chest e di altre robe, spawner rotti e altre cose. E in tutto ho trovato di robe buone, una buona armatura di ferro e molte armature di riserva. Ho trovato questo di riserva, ho trovato una spada, ho trovato un nuovo piccone, anzi due, e ho trovato quest'ascia molto buona. Per il resto non ho trovato nient'altro perché, però comunque è roba molto 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 buona. Ripongo la lana qui, cosa molto importante, ho una chest, perfetto, che pensavo di non averla in realtà. Ci ripongo un po' di cose. Direi che possiamo andare al dungeon verde che è il tema principale di questo episodio. Comunque avete visto che ho preso anche la roba qua sotto. C'era una chest con qualche utensile, quindi non mi posso lamentare. Vediamo il dungeon verde di che cosa si tratta e penso che sia. Ah, mi ricordo questo dungeon, ok. Ragazzi, questo dungeon è un po' particolare. Perché dico questo in anticipo? Intanto Flinted Kill livello 3. Ah, ok, ho capito. Me lo prendo, può essere sempre utile. Perché dico che me lo ricordo e che è particolare questo coso? Perché mi ricordo che la lana era tipo interrata e non è in questo castello iniziale. C'è un Blaze qui fuori, ma cosa ci fa un Blaze qui fuori? Attenzione, potrebbero esserci. Mortacci de Pippo! No, 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 fuori. Blaze stanno devastando tutto e c'è qualcosa da sotto. Non penso sia la lana. Non penso sia la lana. Maledetto scheletro che mi è passato davanti. Ok. Stiamo calmi. Ok. Muori, stronzo. Oh. Scusate, ma c'è un po' di casino in questa dungeon all'inizio. Ok, stronzo, ciao. Scheletro schifoso. Quanta roba c'è qui? Quanta gente c'è qui? Fai piazza pulita. Prima gli scheletri, poi gli zombie. Ok. Unbreaking sharpness. Insomma, è buona per carità. Le ossa me le tengo perché sono concime per le eventuali patate che potrei uscire. Cosa c'è? C'è la lana di già? Raga, c'è la lana? No, ma non è possibile, secondo me è un bug. Oh mio Dio, cosa c'è là sopra? Cosa diavolo c'è là sopra? No, è sceso! Ma scendono sti affari!
Mangia la mela d'oro e uccidi tutti. Spacca sto robo. Oh, che cavolo. Elmo con protezione, perfetto. E torce, tante torce. Elmo con protezione me lo metto subito perché è più forte del mio. Ci sono tante cose da esplorare, ragazzi. Ci sono tantissime cose da esplorare. C'è un Enderman. Perché c'è un Enderman? Tua madre in calore, puttana! Se mi buttava giù era finita. Ci sono dei mob qua sopra. Seriamente? Ah, ma qua c'è una scala. Ah no, no, non sto scherzando, ragazzi, sto scherzando. Però qua sopra c'è qualcosa. Non so dove. Adrenaline Potion. Signor. Signor, che benessere totale. Pantaloni. No! È una trappola. E ve lo dimostrerò. Perché è già successo. Volevi. Quindi ora posso togliere questo. Volle. Ho disinnescato la trappola e c'erano dei pantaloni con projectile protection 3. Ma secondo me è un bug che là sotto ci sia la lana, perché la lana era in un altro posto. Vi mostrerò dove. Non è qui, perché non è qui da sotto. Non è qui. Voglio illuminare un attimino questa roba. Dite a me, ragni di merda. Voglio uccidere anche l'Enderman, perché mi può dare l'Ender Pearl, che non mi ha dato. Qua sotto c'è altra roba. Ma bello. Bello. Io ho paura. Mangio la mela d'oro. Andiamo qua sotto, c'è qualcosa. Oddio, sono sopravvissuto tantissimo. Non so come, ragazzi. Non so assolutamente come. Mele d'oro, spada di ferro semplice. Non la prendo perché è semplice. Fammi entrare in queste case. C'è uno spore di creeper. Era qua per caso? Sembrava che mi portavo qua da qualche parte. Guardate cosa c'è là sopra. È un inferno. Non ci vado, ovviamente. Sarei un pazzo. Ma vuoi morire? Mi fai chiudere il cazzo di cancello. Blast protection. Va bene. Devo andare avanti. No, 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 no. T'ammazzo. T'ammazzo. Corri. Pezza di merda schifosa bastarda lurida. Succhiami il cazzo. Che cazzo di secondi mi ha dato? Ah, vabbè, non troppo. Dai. Muori, stronza, muori. Sì! Mob qui. Cos'è? Ragazzi, in tutto questo io devo ancora trovare la lana che vi dicevo, che magari non c'è. Ragazzi, ho appena scoperto di aver detto una grandissima cazzata. Perché ho detto questo, ragazzi? Perché ho scoperto che la mappa ha due versioni. Una, che era quella che giocai quando la giocai tempo fa questa mappa, e un'altra che è questa. In quella prima la lana è tipo laggiù, e in questa è qua. Perché? Ma soprattutto, perché mettermela qua? Abbiamo reperito la lana che potevamo reperire 20 minuti fa, ma non ci interessa. Più che altro voglio posare un po' di roba. Ok, 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 ok. No, a parte gli scherzi, ragazzi, dobbiamo, prima di concludere questo episodio, vorrei
che è già venuto abbastanza lungo, sì, lo so, ma vorrei trovare la, andare alla terza intersezione, che so benissimo dov'è, perché è qua sotto, in teoria. No, è dall'altra parte. E lì c'è una chest. Vorrei solo vedere che cosa contiene questa chest. C'è un arco, c'è un arco, c'è un arco, molto bene. Ed eccoci qua alla terza intersezione, ragazzi. L'avreste mai detto? Io no. Io ho finito il cibo, comunque. No, in realtà non lo so se l'ho finito, perché dovete sapere, ragazzi, che la terza intersezione è proprio questa. E non sono per niente sorpreso, ragazzi, di averla trovata, perché a due passi. Comunque qui ci dovrebbe essere, oh, finalmente, delle cose. Nell'Ender Chest non c'è niente. Direi, ragazzi, di dormire qui, perché chiaramente è la nuova intersezione e possiamo tornare al monumento quando ci pare. Perché guardate un po', teleport back to the monument. Dobbiamo semplicemente scavare due blocchi, ma noi ne scaveremo 9, perché siamo dei pro, non è vero? E niente, direi che è questa la... Ok, ragazzi, cosa voglio fare? Oltre a piazzare nel monumento le lane, però non lo voglio fare subito, voglio mettere, chiaramente, se avessi una zappa, che in realtà ce l'ho, ma non ho voglia di andare a prendere. Ok, aspettatemi, mi vado a prendere la zappa. Ok, ragazzi, ho reperito quello che mi serviva e voglio fare qui niente po' di meno che con della terra che adesso prenderò un campo di terra. Può sembrare una roba semplice, ma non lo è. Zappiamo il tutto. Patata. Semino. E direi che la nostra coltivazione si può dire iniziata. Anche sulla Remote District. District. La Remote District, nuova serie, raga. La mia cosa che volevo fare l'ho fatta. Quindi, ragazzi, è stato un episodio un po' blando, così, di transizione, però abbiamo preso la lana, anche se pensavo con un fail. Scusatemi se sono stato meno coinvolgente del solito in questo episodio, però volevo, sono stato troppo macchinoso, sì, lo so. Però volevo a tutti i costi sapere se era vera questa cosa oppure no. Comunque, ragazzi, nel prossimo episodio andremo a vedere la terza transizione, i dungeon che ci sono. E quindi lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e ciao a tutti!